Connie, the floor is yours. Yeah, welcome to our webinar to under the title Genova and Beyond, the development after on the ALTA globalization movement and the European Social Forum. But before I come to the official part, congratulations to our Italian comrades on the success of their football team for the exciting game yesterday and during the European Championship. It was great and it was exciting. So we have enough power to speak about our fights. And I come back to the webinar, Genova and Beyond, the development of the ALTA globalization movement and the European Social Forum. What was the reason for this event? Only some notes from my side. My colleague and comrade Roberto Morea will continue this point. 20 years ago, in July 2001, Carlo Giuliani was shot dead by a policeman during the demonstration against the G8 summit in Genova. The demonstration were directed against the neoliberal globalization, against the policy of the newly founded World Trade Organizations, the new global transnational organizations, which work in the interest of the global capital for the deregulation of the financial market with the terrible consequences for millions of people, particularly in the global south. The G8 and later the G20 protest movement are the ALTA globalization movement now can look back on a 20 years history. It made possible new forms of organizing inspired by the World Social Forums in Latin America. The European Social Forums have been cultivated a space for alternative thinking and the practices. Inspired and supported by the European Social Forums, new anti-capitalist movements emerged throughout Europe, which also had a great influence on party politics. These movements also led to new forms of cooperation between left parties in Europe and also to the founding of the Party of the European Left. We will discuss today. We want to see 20 years back, and we will see what are the lessons from the past. And we invited, I think, very interesting speakers for today. Fabio Amati, he was invited, but he can't come. Fausto Bertinotti is a former secretary of the Rifondazione Comunista and former president of the Party of the European Left. Welcome. Raffaele Bollini, former spokesman of the Genova Social Forum. I'm very happy to see you here. Janis Bonos, Syriza. I'm very glad to see you. Maga Frey, my colleague and co-president of Transform Europe. And Gabi Zimmer, Die Linke, former chair of the GUE NGL group in the European Parliament. Warm welcome, also my comrades, of course. We will start today with Raffaele Bollini. And my question to you, Raffaele, is you was involved in all conflicts in the progress and you have seen the new role of the civil society, civil organizations in this time. When you look back 20 years, what you see from the point today, what is the most important lesson also concerning the relationship between the civil society, the political actors in the old field or in the new fields today? I give you the floor for the next 10 minutes, please. Grazie mille per l'invito, è proprio un piacere rivedervi tutti qui. Allora, vi dico alcune cose che sono frutto del pensiero mio, alcune però sono anche riflessioni condivise, visto che ci stiamo attrezzando ad andare a Genova insieme, perlomeno noi italiani, per il 19 e il 20 di luglio. Ovviamente parteciperemo tutti alla manifestazione promossa dal Comitato Piazza Carlo Giuliani il 20 pomeriggio. Il 19 e il 20 faremo una grande assemblea
nazionale di convergenza e il 20 un'assemblea con purtroppo la stragrande maggioranza dei, degli oratori connessi via Zoom internazionale e globale, con l'idea di riuscire a rafforzare attraverso i 20 anni di Genova un processo nuovo di convergenza, cercando di mettere insieme attori di vecchia generazione, diciamo così, ma comunque tutti attivi, e gli attori sociali di nuova generazione. Perché io credo, per iniziare a rispondere alla tua domanda, che fu proprio la capacità di mettere insieme culture, storie, identità, provenienze, temi diversi, che ci permise 20 anni fa di costruire quel movimento globale così grande e così dirompente. Era una convergenza di tipo nuovo rispetto al passato. Si fondava sulla convivenza non gerarchica fra attori sociali e contenuti. Si fondava sulla ricerca del massimo consenso possibile, su un linguaggio nuovo e semplice, un altro mondo possibile, cosa c'è di più semplice di questa frase, e su un contenuto radicale. Si fondava sull'ascolto di esperienze diverse e lontane da noi. Quante cose abbiamo imparato dai movimenti dell'America Latina, dell'Africa, dell'India. E si fondava sulla disponibilità a uscire cambiati dall'esperienza di condivisione con gli altri e le altre. Dopo quel movimento nessuno è rimasto uguale a come eravamo entrati a Genova. Quel movimento affermò anche una concezione nuova e diversa dell'esercizio del potere all'interno della sinistra e dei movimenti. Cioè il ribaltamento dell'idea di potere come competizione e come dominio. L'idea di potere, quello che è nelle mani anche di noi piccoli attivisti, sempre potere è rispetto ai normali cittadini, l'idea di potere come servizio, come cura e accudimento delle relazioni, come gestione e risoluzione dei conflitti interni, che è un lavoro oscuro, faticoso, e che però è indispensabile a costruire movimenti grandi e efficaci. Ora, a quel tempo non era per nulla facile costruire una contronarrazione. C'erano tutti i megafoni del sistema che dichiaravano che la globalizzazione avrebbe distribuito benessere in tutto il pianeta. E era un miraggio che ancora convinceva molta parte dell'opinione pubblica. Era molto difficile costruire una contronarrazione in Europa, dove tutta la sinistra mainstream aveva sposato le ragioni del liberismo. Ci riuscimmo a costruire una contronarrazione con una sorta di gigantesca scuola di educazione popolare a cielo aperto, che è durata anni e che ha accompagnato la grande capacità di mobilitazione che in quegli anni abbiamo messo in campo. Fummo anche capaci di resistere alla tremenda repressione di Genova e di rilanciare, perché il movimento non si fermò a Genova. L'anno dopo il Forum Sociale Europeo di Firenze fu ancora più grande e da lì nacque la manifestazione più grande realizzata al mondo, ancora insuperata, quella contro la guerra all'Iraq nel 2003, quando fummo 110 milioni di persone in piazza in tutto il pianeta. Non cademmo nella trappola che c'era stata tesa a Genova, non delegammo la risposta a chi aveva i muscoli più forti, mettemmo in campo la partecipazione popolare e pacifica, che è quella che dà spazio a tutti e a tutte, a tutte le energie disponibili e non solo alle avanguardie o ai più coraggiosi. Ora, in tante parti del mondo, dall'America Latina alla Grecia alla Spagna, quel movimento ha prodotto mutamenti nella sinistra politica e processi istituzionali di cambiamento. Alcuni anche recentissimi, penso alla vittoria di Možemo in Croazia, fanno comunque ancora riferimento, hanno a molte delle loro radici in quella fase. La maggior parte degli attivisti che hanno dato vita a quell'esperienza sono attivisti del movimento altermondialista.
ma anche laddove il quadro politico non è stato scalfito, però quel movimento si è diffuso in mille rivoli, ha continuato a produrre e ancora produce esperienze importanti. Tanto per citarne una, il movimento per l'acqua pubblica, che in Italia è addirittura riuscito a vincere un referendum contro tutti i poteri forti, anche se il risultato del referendum è ancora negato dalle istituzioni, viene da lì, viene da Porto Alegre, viene da Genova. Purtroppo mi sembra che in Italia, diciamo, la situazione è una delle peggiori rispetto a tanti altri paesi di Europa. Rifondazione aveva svolto un ruolo enorme e importante nel movimento, ma dopo si accontentò in qualche maniera, se posso permettermi, di presentare alle elezioni qualche figura del movimento selezionata individualmente, non ci fu un ragionamento collettivo, diciamo, su come la questione della rappresentanza poteva essere cambiata dalla presenza di un movimento così grosso. La sinistra PDS, che porta una gigantesca responsabilità per quello che ne è rimasto, che era stata a Genova contro il partito, non scelse di uscire in un momento in cui aveva un consenso molto grande sia nel partito che negli elettori. Mancarono poi, perché morirono, alcune importanti figure di riferimento che forse avrebbero potuto inventare una storia diversa. Ne cito una su tutti, che è Tom Benettollo, il nostro presidente dell'ARCI. Noi del movimento ne abbiamo discusso spesso con compagni e compagne di quell'epoca, portavoci del GSF. Non capimmo in realtà che stavamo di fronte a un cambio di fase, cioè una crisi della rappresentanza politica a sinistra, e ci accontentammo in qualche maniera di rimanere nello schema classico, cioè i movimenti, la società, i partiti, la rappresentanza. E siamo rimasti lì, ancora siamo lì in Italia, anche per gli errori commessi le poche volte che abbiamo provato a mescolare le carte. E questo è un fallimento, è un problema per tutti, di cui credo che prima o poi bisognerebbe riuscire a discutere, magari senza pensare di trovare soluzioni facili, ma aprendo una discussione seria sì. Ora, la situazione oggi è ben peggiore da allora, a livello globale. Le denunce del movimento d'allora, che allora venivano bollate come catastrofiste, sono diventate senso comune. Eppure, ancora una volta, tutti i piani per la ricostruzione nella pandemia ci ripropongono ricette fondate sulla costruzione e la crescita. Tutte le lezioni della pandemia rischiano di andare perse. Ci stiamo avviando a tornare a una normalità peggiore di prima. E invece siamo in una situazione in cui, lo sappiamo, la crisi climatica imporrebbe un'urgenza del cambiamento molto molto più forte che non 20 anni fa. E anche la gigantesca diseguaglianza globale, che è aumentata a dismisura. Io credo che esista un malessere diffuso fra le persone, anche una maggiore consapevolezza, cioè alle bugie del sistema non ci crede più nessuno, come tanti ci credevano 20 anni fa. Però in assenza di una nostra proposta forte, in realtà la critica al liberismo viene spesso cavalcata dalla destra per nutrire sovranismo, razzismo e populismo. Io credo che noi avremmo tutti gli elementi per provare una offensiva politica, culturale e sociale, per riuscire a mettere la riproduzione sociale al posto del profitto e per provare a curarlo davvero, questo mondo malato, per costruire consenso intorno a questa proposta. Perché ci sono molte più pratiche, molti più saperi, molte più alternative realizzate che 20 anni fa. Ci sono milioni di persone in più che 20 anni fa che cercano e riescono anche a vivere in una maniera diversa da quella imposta dal modello, a vivere, a consumare, a produrre. C'è una molto maggiore consapevolezza. E tutte queste cose insieme possono produrre un disegno di nuova società credibile. Però siamo frammentati, siamo completamente frammentati da anni, rinchiusi nei confini nazionali e ciascuno sul proprio tema, sia i movimenti giovani che molti di quelli nuovi. Siamo poco capaci di un linguaggio, di un sentimento, persino di una proposta etica all'altezza di questi tempi, e ciò rende il disegno illeggibile ai più. E io credo che non abbiamo altra via se non ritrovare lo spirito convergente di Porto Alegre, di Genova, dei forum sociali, la loro metodologia, la loro curiosità e la loro creatività.
Credo che dovremmo molto imparare dai movimenti convergenti e intersezionali di nuova generazione, quelli che sono stati costruiti dalle donne polacche, che da una questione fondamentale, ma una questione, il no al divieto di aborto, sono riuscite a costruire e a diventare il punto di riferimento di tutta l'opposizione democratica in Polonia. Black Lives Matter, che ha fatto lo stesso negli Stati Uniti, il movimento cileno, quello in Libano, in Algeria, in Iraq, e potrei continuare, in tutti i paesi dove da una lotta specifica si è riuscito a sviluppare una rivolta popolare per la democrazia e i diritti. Finisco dicendo questo, che nella pandemia, proprio dentro al primo lockdown, nel nostro piccolo in Italia, abbiamo provato a cercare di superare la frammentazione con la convergenza per la società della cura. 400 attori sociali di nuova e vecchia generazione, 1500 aderenti individuali, tutti attivisti. Un anno di lavoro insieme abbiamo fatto, che ha molto aiutato a arrivare a Genova con le due assemblee di cui vi ho parlato. Abbiamo fatto un passo avanti persino lessicale, perché poi nel linguaggio c'è anche il contenuto, no? Nell'avanzamento del linguaggio c'è anche l'avanzamento del contenuto. Intorno a una parola, la cura, si ritrovano tutti e tutte. Per la società della cura va bene a tutte e tutte le tematiche. Ed è una parola nuova che abbiamo mutuato in parte dal femminismo, in parte dai settori migliori dell'ambientalismo, in parte anche dalla parte più avanzata dei movimenti cattolici e soprattutto dalle grandi lezioni della pandemia. E infatti andiamo a Genova con lo slogan "Voi la malattia, noi la cura". A livello nazionale ci andiamo per darci un appuntamento in autunno, nella prima mobilitazione nazionale di convergenza in presenza dopo la pandemia e dopo il decennio della frammentazione. A livello internazionale proviamo a cominciare a rinforzare i legami internazionali ed europei. Su questo non abbiamo una proposta concreta, perché da soli non ce la facciamo, ma è chiaro che, diciamo, Genova e tutto quello che c'è intorno, compreso questo dibattito, forse può aiutarci a farla avvicinare prima o poi una proposta che a livello europeo e globale è sempre più necessaria. Grazie. Grazie, grazie a te Raffaella, perché apri, diciamo, un dibattito sicuramente essenziale. Ti ringrazio. Scusate, mi rientra. Ho un rientro della traduzione in inglese sul mio canale. E provo. No, dicevo grazie Raffaella, perché la tua è come dire, è un overture che ci consente di parlare tra di noi di cose concrete, reali e di come si sono sviluppate le cose. Genova nasce, come hai ricordato tu, dai forum mondiali, dalla convergenza di movimenti, ma nasce anche da un'enorme lotta che si era aperta a Seattle contro appunto il World Trade. E questo è quello che io credo ci manca oggi, cioè la capacità di mobilizzare anche per protestare, per andare contro le dinamiche globali e continentali. Abbiamo spesso ci siamo spesso interrogati sul rapporto tra movimenti e politica e movimenti e potere. Questo è un nodo che secondo me rimane irrisolto e che sicuramente dovremmo essere capaci di affrontare insieme. Da un lato movimenti sono gelosi di una loro autonomia e spesso manca la capacità di provare a sfondare sul piano del potere, non dico della presa del palazzo, ma di una capacità di incidere nella trasformazione delle cose, cosa che non ci siamo riusciti nel passato e che sembra oltremodo necessaria oggi.
su questo volevo chiedere anche a Fausto, perché Fausto è stato diciamo uno dei massimi rappresentanti di quel rapporto appunto tra movimenti e politica, fatto sulla spinta di un spostamento, diciamo, dell'asse politico dai palazzi alle strade, alle istituzioni. Ricordo un suo viaggio, un incontro con Marcos, e insomma questo rapporto tra movimenti e politica, secondo te, Fausto, una cosa che ancora oggi è necessaria, o cosa è necessario oggi per ricostruire questa capacità di impatto e di cambiamento che tutti noi abbiamo sotto gli occhi come necessario e urgente? Approfitti della distanza per fare domande così difficili. Intanto grazie a Trasform per questa ospitalità. Saluto Raffaella, che poco fa ha fatto un intervento di grandissimo interesse. Siccome per alcuni versi mi discosterò da questa chiave, devo dire però la guardo con grande interesse, perché io non credo che sia un pensiero morto, anzi. Io penso che, malgrado la diversità saliente con la vicenda di cui stiamo parlando, la striscia anche innovativa di cui parlava Raffaella va guardato con molta, per usare una sua parola, cura, con molta cura. E aggiungo, perché il mio intervento potrebbe dar luogo altrimenti a una cattiva comprensione, e aggiungo che io penso che i conflitti, i movimenti, le forme di auto-organizzazione che vivono nelle nostre città, moltissimi anche in Italia, e sono, per usare una formula desueta, la pupilla dei nostri occhi. Cioè, per cui penso che il lavoro politico più importante sarebbe quello dell'inchiesta, cioè di una prova di umiltà della politica, ma anche di ambizione. Per stare dentro questa realtà e comprenderla fino in fondo nelle loro potenzialità, con grande rispetto, ma indagando con i soggetti le storie reali. Questo è un capitolo che secondo me andrebbe affrontato, ma ci porterebbe lontano. Io invece voglio fare un discorso complementare a questo. Si potrebbe dire un discorso tutto politico, anche se questo termine induce a gravissimi errori e peggio anche. Ora, io credo che ci sia una diversità rilevante, anzi radicale, tra il tempo di Genova e il tempo che viviamo oggi. Che noi cioè non stiamo dentro una continuità sconnessa, ma siamo dentro una discontinuità. Io continuo a pensare che questa straordinaria esperienza che è stato il movimento altermondista, veramente straordinaria. Raffaella ne ricordava alcuni tratti salienti, ma si potrebbe andare avanti. È vissuto una stagione in cui tutto sembrava possibile. È vero che avevi contro un avversario temibilissimo, perché, come veniva ricordato, la globalizzazione aveva guadagnato grandi consensi. Anzi, si era presentata proprio come una forma quasi storicamente necessaria di passaggio nella storia dell'umanità. La globalizzazione, insomma, era sembrata la modernizzazione. E poi, come veniva ricordato, le classi dirigenti l'avevano trasformata in una sorta di cornucopia da cui sarebbero stati elargiti tutti i doni dell'innovazione, della tecnologia, della scienza, quasi rendendo impersonale il potere. Invece quella storia nasceva su un punto qualificante, quello che Luciano Gallino ha chiamato il rovesciamento del conflitto di classe. Prima della globalizzazione accade un mutamento radicale dei rapporti di classe, e in particolare nell'Occidente e in particolare in Europa.
una rivincita capitalistica violenta realizzata sul campo. 35 giorni della Fiat in Italia, i minatori inglesi, i controllori di volo negli Stati Uniti d'America, e l'affermarsi di una linea dalla Thatcher a Reagan proprio di rivincita di classe, di riaffermazione di un paradigma in cui la società mente, il mercato è tutto, il portatore della colpa, bisogna riaffidarsi della cornucopia. Ora, questa forza poteva sembrare egemonica, viene spezzata dalla nascita di questo movimento, del movimento altermondista, che da Seattle in avanti, appunto, fa bene Roberto a ricordare Seattle, perché all'origine sembrava che la fusione tra lotta di classe e nuovi movimenti fosse in nuce. Il movimento poi prende una forma altra, si trasforma e mette in discussione radicalmente questa globalizzazione, a partire dalla sua definizione. L'aggettivizzazione che ne dà il movimento fondamentale, globalizzazione capitalistica, cioè ristabilisce un nesso tra l'innovazione, le relazioni sociali, la qualità della vita delle persone, il rapporto con la natura e i rapporti di potere generale. Fausto, your connection is interrupted. Roberto, maybe you can speak it also in Italian. Sì, provo. Fausto, non so se ci senti perché abbiamo problemi di connessione audio. Sembra che abbia problemi di internet. Aspettiamo. Proviamo a chiedergli di spegnere il video. Fausto, non so se ci senti, magari spegnendo il video assorbi meno. Fausto is not to understand, is not to understand. Please close your camera. Roberto, could you try to call him? Maybe is it possible to find a solution? Interesting music, but not open. No, it's not to understand. Roberto, yes. Fausto, maybe is it more useful to kick you out and come back? Oh.
Fausto, Fausto prova a riconnettersi, ma intanto magari possiamo passare al prossimo intervento, perché giustamente non vuole monopolizzare tutto il tempo aspettando. Prego, Con. So, Yannis, would it be, so for me, would it be useful that you present your understanding of 20 years of alter-globalization movement? What kind of impact had it also maybe for the Greek left and for the European left from your position? I give you the floor, please. Thank you very much, Cornelia. I hope the sound is okay. And I want to greet all the participants in this virtual panel and send you the message that I've missed you all after all this time. And I'm very hopeful that in 6 days we'll see each other, 6-7 days we'll see each other in the right place. So let me begin. People active in politics like to think historically. It's obvious that we should try and understand Genoa in retrospect and place it in the broader context of left and progressive history. Genoa was the culmination of a movement that defined our generation, defined European left and the Greek left. It is our political legacy. In the broader sense, Genoa and the anti-global or alter-global movement was a reaction to a severe defeat. Only 10 years after the fall of real existing socialism, neoliberal capitalism was triumphant. Mainstream and traditional left was already subdued to neoliberalism or marginalized. We seemed irrelevant. May I remind you that the 90s was when the European Union took its final shape as embedded and constitutionalized neoliberalism. The monetary union, as the most rigid form of neoliberalism in the whole capitalist world, inscribed in treaties and constitutional texts. This was the context. European left was more of an empty shell. The first sign of resistance came from Latin America. Having suffered the most brutal domination of neoliberalism and imperialism, accepting defeat was never an option. They came out with new forms of mobilizing the poor, of creating broad popular fronts that united a multitude of resistances and sensitivities in a common project. I think it is them that taught us that in face of such an enemy, and when you realize the weakness of traditional forms of left organizing, you need to march together with anyone that shares your fears and your ambition to transform fear into hope. Be it militants in partisan movements, trade unionists, NGOs, local activists, Christians, community networks. It is the purpose, not the form, that matters. It is also a guerrilla war that we're fighting against neoliberal domination to undermine its unity and its seats of power. That created new innovative structures of coordination in the form of social forums. In the early 90s, as I said, the left seemed a relic, a piece for the museum of politics. In just a few years, there was a wave of left governments in South America, dismantling parts of established neoliberalism, establishing welfare states instead, nationalizing, increasing social spending, reducing inequalities, inventing ways to bypass the conservative media domination. 10 years after Genoa, at the heart of the Eurozone crisis, the number one enemy of the EU establishment, their greatest fear and challenge, was the European anti-austerity movements and parties. The alter-globalization movement and the social forums stand in the heart of this. It is the link that brought together diverse experiences, different forms of protesting, organizing, mobilizing, and communicating. It was a vehicle that transformed the way we resist, that we fight and send the boundaries of new left projects,
better adapted to the real world we live in. It brought the left into the 21st century. In my country, it literally created Syriza. I'm saying this thinking that it is 2021 and Syriza has been for almost 10 years now, either in government or a main opposition party, gaining on average above 30% of votes in elections. Political conjuncture and the particular events that took place in Greece are crucial, of course, but we cannot understand Greek anti-austerity revolt and the complete overthrow of the Greek party establishment by Syriza without taking into account the Genoa and the alter global experience. It has already been observed that today's Syriza leadership under Alexis Tsipras was part of the alter global movement, was inspired by Porto Alegre and Latin American anti-neoliberal movements, organized or actively participated at the European social forums. It was a transformative experience that was quickly transferred in the internal works of the Greek left that was in search of a new identity and ways to exploit, even before the Eurozone crisis, what seemed to be an unstoppable decay of the Greek socialists after they embraced full-heartedly the neoliberal third way in the late 90s. You cannot imagine the anti-austerity movement of the squares in Greece and the various solidarity networks formed all around Greece at the times of crashing austerity without the social forums experience. In 2012 or 2015, it only seemed natural that you should work together with people coming from the most different political backgrounds, excluding fascists, of course, that have been radicalized by extreme austerity. Today, what you can find in the ranks of Syriza are voters and militants that used to be active not just in PASOK, but also in New Democracy, the Conservatives, or even the Independent Greeks Party. It is still our defining strategy that only progressive fronts of variable geometry can succeed in bringing about change. What do we keep from Genoa? In Genoa, we felt absolute fear, but also an absolute sense of freedom and emancipation. Perhaps in those moments, as the Wu Ming collective, which participated in civil disobedience, later admitted, we underestimated the power of our opponents and overestimated our forces. Perhaps momentarily, we felt that a symbolic conflict with the state, carried out on a symbolic battlefield, was real. Total conflict with a mighty adversary. Perhaps momentarily, we put aside what Gramsci wrote in prison notebooks, that the struggle to break the consensus and thus the hegemony of the ruling bloc is not a speed race, it is not a one-day battle on a road, but it is a long-term mission. On the other hand, general demonstrations and the anti-global movement has also reminded us in the best way, Gramsci's thoughts, that this constant struggle not only stands in the fight against economic subjugation, includes not only the proletariat, but spreads in every space and field associated with the state and where, through the consolidation of consensus, its powers are reproduced in schools, in the media, in places of cultural creation, in trade unions, even in churches or football stadiums. But in Genoa and the anti-global movement in general, our identity has also changed in terms of political practice. We comprehended that people with different practices and aspirations may join the same social struggles and even the same political projects, that sectarianism kills the left, and that unity through diversity is our main weapon against our powerful opponent. We turned our attention to the victorious Latin American political projects that managed to win and exercise power with their victories, but also with their defeats and their contradictions. Thanks to the social forum process, we managed to create the party of the European left 3 years later, 3 years after Genoa. We also learned that what makes you an actor of social change
is not the verbalism of your analysis and slogans, but your ability to transform the people's fear into hope, their frustration into collective action, and their agony for their daily life into concrete political alternatives based on what Alexis Tsipras called in a discussion with Evo Morales in 2019, revolutionary realism. Every year, around these days, several of us who were part of the 1,800 Greeks of Genoa feel strange. It is as if our body refuses to forget. In the 20th of July, 2021, we will remember the 20 years that passed since the days that changed our lives forever. It is our duty, but also the younger generation of activists, not to forget neither the days of Genoa nor Carlo Giuliani. It is our duty to become better, more useful to the social majority as leftists and progressives, to analyze our defeats and become wiser for the battles of the future. It is also our utmost duty in these dramatic days of consecutive, multi-faced, existential crisis and dead ends of neoliberalism to use all the tools we obtained through the social forum process and start rebuilding an international, why not global project of political alternatives, which is so devastatingly missing today. We owe it to Carlo, but we also owe it to ourselves who were present in Via Tolemaide, that wild and life-changing day. Thank you very much. Congratulations, you see the reaction. Many thanks, Yanis. It was a pleasure for us to hear you. And you give me some words on the way, and I will give back the floor to Fausto. Fausto, Jan spoke about, for example, about the change of the politics and practices after or during the social forums process. And one result was to build the European Left Party. How you see this possibility from today, from the point today? Please, I give you this blowback. Grazie. Prego. Non sono il più adatto ad aiutare, perché penso che davvero l'Europa sia oggi nella situazione più difficile, nel conflitto di società e persino conflitto sul destino dell'umanità. La tesi, ancora a Genova, questo straordinario movimento che è il movimento altermondista in cui ci siamo immersi, svolgeva, poteva svolgere un ruolo di ponte tra il Novecento e il XXI secolo. Era un movimento totalmente nuovo, totalmente inedito, ma recuperava l'idea straordinaria che aveva animato il movimento operaio del Novecento, cioè l'idea del superamento del capitalismo. Era detto con una frase più dolce, un altro mondo è possibile, ma quello che vorrei ricordare era la radicalità della critica alla globalizzazione capitalistica che veniva da una pluralità di istanze critiche, di pensieri critici, di soggettività a costruire questo straordinario movimento dei movimenti. Era così vero che un altro mondo sarebbe stato possibile, che a Genova, se si vuol dire così, si perde l'innocenza, ma solo perché la repressione sistemica intervenuta a Genova, io continuo a pensare, sia stata ordita internazionalmente. Non sto parlando di un complotto, sto parlando di una strategia delle classi dirigenti che avevano deciso di spezzare quel movimento che cominciava ad allarmare sulle possibilità concrete di contestare la globalizzazione e di far avanzare altri processi. La repressione si scatenò a Genova con un'idea precisa: mettiamo in campo la spirale
repressione, violenta replica alla repressione, nuova repressione, distruzione del movimento. A Genova noi paghiamo terribilmente con la vita di Carlo Giuliani, con le violenze, le torture alla Diaz, alla caserma di Bolzonaro. Ma il movimento reagisce in termini assolutamente imprevedibili, cioè con una potenza non violenta. Ho detto tante volte, se la mia generazione si fosse trovata 20 anni prima, 10 anni prima, nella condizione di Genova, noi avremmo avuto una guerriglia, una guerra civile, che fu evitata da quel pacifismo che era nelle vene, nel corpo, nella testa e nel cuore di quel movimento. Per cui l'operazione di demolizione fisica non riesce, e Raffaella ricordava le tappe successive, seppure diverse, Firenze e addirittura quella costola da cui uscì il movimento degli 11 milioni di persone che si battono per la pace. Vero. Ma ecco, questo è il punto che io vorrei proporvi. Lì però cambia tutto. Cioè questo straordinario movimento entra in un conflitto e non riesce a passare. Loro, gli avversari del movimento, le classi dirigenti, i ceti dominanti, non ce la fanno a distruggerlo. E infatti, dirà anche Raffaella, si semina ancora fino ad ora. Ma la contesa, quella per cambiare il paradigma della società, lì, secondo me, termina. E comincia un'altra storia. Comincia la storia di un dominio, di un nuovo capitalismo. Questo è il punto che io vorrei proporre. Ora, si può discutere su molte cose di Genova, e poi una finale lo dirò in termini autocritici per quello che mi riguarda, riguarda la mia storia. Ma al di là delle cose che potevano essere fatte e non sono state fatte, in realtà un ciclo si chiude. E in realtà è il ciclo che si è aperto nel biennio rosso 68-69, nelle grandi forme, che rinasce in forme tutt'affatto diverse col movimento altermondista. Il capitalismo della crescita, della cornucopia, il capitalismo delle magnifiche sorti e complessive viene però colpito a fondo dal movimento altermondista. E nasce un nuovo capitalismo, capitalismo finanziario globale, che è il capitalismo però della crisi, delle crisi. Non è più il capitalismo, come dire, muscolare e pretenzioso di egemonia della globalizzazione capitalistica, ma invece un capitalismo che dice sostanzialmente: comando io. La tecnologia è il mio regno, l'innovazione sono le mie dotazioni, ma lo sono dentro questi determinati rapporti sociali, di rapporto con la natura, di rapporto tra le persone, cioè un nuovo capitalismo. E questa è la fase nuova in cui ci troviamo. Ed è così vero, secondo me, che siccome questo nuovo capitalismo l'avevamo intuito là, diciamo, contro la globalizzazione, questo capitalismo è incompatibile con la democrazia. Ha lavorato costantemente, specie in Occidente, ma anche, soprattutto qui in Europa, a costruire non il regime dei colonnelli, ma invece un regime tecnico-oligopolistico, un governo in cui i poteri economici penetrano sempre di più e divorano la politica, a cui fanno perdere autonomia. Insomma, per farla breve, perché non voglio rubare tempo, io penso che questo ha determinato uno spostamento del baricentro del conflitto e dei conflitti. E questo fa sì che i conflitti rischiano sistematicamente l'isolamento, a meno che, e su questo a meno che voglio tornare un momento, perché secondo me è la grande possibilità che è dischiusa ancora davanti a noi, malgrado gli anni di una pesante sconfitta.
dicevo, questo capitalismo finanziario globale ha messo le mani sugli stati, sulla politica, sulle comunicazioni, sulle scienze, sulle tecniche. È davvero invasivo, è un mostro, diciamo così, penetrante nei gangli vitali fino a cambiare il senso comune, o almeno a provarci, anche nel lavoro. Guardate la devastazione della civiltà del lavoro in Europa. L'Europa è stata la culla delle lotte di classe per l'emancipazione della classe operaia, per la conquista di poteri, di diritti, la dignità della persona che lavora. Ma guardate, è stata reintrodotta la schiavitù in Europa. E insieme a piccole aree di lavoro colto, creativo, interessante, pur dentro le maglie di questo sistema, il degrado che investe il lavoro è impressionante, impressionante. Gli ultimi fatti in Italia, io per non rubarvi troppo tempo non cito, sono terribili. Parlano di un lavoro che è stato ributtato nell'Ottocento, altro che nel ventunesimo secolo. Sono tornati le aggressioni squadriste contro i picchetti operai degli scioperi. E i morti sul lavoro sono una normalità. La precarizzazione è arrivata a punti inenarrabili. E perché parlo del lavoro? Parlo per lavoro perché tutti gli altri temi, quello straordinario della natura, quello della vita delle persone, della cura, delle relazioni, senza questo rapporto che nel movimento altermondista c'è stato, con la questione dell'eguaglianza, si smarriscono in mille rivoli, che vengono invece riattuati quando si produce quella meno che di cui ho fatto cenno. Quella meno che ha un nome preciso nella storia politica, delle culture politiche, si chiama rivolta. Naturalmente non ho bisogno di dire qui in un consesso come il nostro che rivolta non vuol dire soltanto il lancio dei sassi. Diciamo, come sapete, la politica italiana deriva molto da un grande pensatore come Machiavelli. È lui che scoprì tra i primi l'elemento straordinario della rivolta per mettere in moto la democrazia. Ora, noi qui siamo. Questo capitalismo, sconfitto il movimento altermondista, come aveva sconfitto prima il movimento operaio organizzato, il rovesciamento del conflitto di classe, si è dispiegato in un'operazione di egemonia di comando. E ripeto, si è mangiato la politica e la democrazia. No, noi come facciamo a non vedere che viviamo in democrazie virtuali? Se volessi parlare del mio paese, dell'Italia, mi potrei portare un caso campione in cui si è determinata questa condizione. E allora, siccome vi ho già rubato troppo tempo, vorrei finire con due osservazioni. La prima, appunto, ma abbiamo sbagliato qualcosa. E siccome vengo da una storia, da tante storie politiche, tutte diciamo, come dire, militanti e anticapitalistiche, ma tante, ne ricordo una quando ero militante nel Partito Comunista Italiano, di un grande dirigente a cui eravamo lontanissimi, perché apparteneva secondo noi alla destra comunista, sembra un ossimoro, ma invece in Italia è possibile, Giorgio Amendola, che diceva da noi, cioè a sinistra, quando qualcuno fa autocritica vuol dire che ha deciso di criticare qualcun altro facendo finta di criticare se stesso. Siccome non voglio prestarmi, diciamo, a questo gioco, io voglio parlare di quello che a me sembra il nostro eroe, di chi? Di Rifondazione Comunista. Debbo dire prima che io non uso mai il termine sono orgoglioso, insomma mi sembra un po' troppo retorico, però io sono veramente molto contento di aver partecipato con quella Rifondazione Comunista alla immersione nel movimento altermondista, senza innalzare nessuna bandiera, senza
tentare nessuna operazione egemonica, non sarebbe stato possibile, ma neanche azzardare. E sì, sono molto contento che la Rifondazione Comunista sia stata una volta l'unico, mi dispiace che non ci siano stati gli altri, ma l'unico partito ad essere accettato a sottoscrivere il manifesto di Porto Alegre. Dunque, a maggior ragione vedo quello che ha messo in valore. E l'errore consiste nel fatto di non avere visto quello di cui adesso sto parlando, cioè che stava cambiando il ciclo. Che anche per quelle ragioni di sconfitte e disconfitte era meno visibile lo scontro classico europeo tra la sinistra e la destra, tra il gauche e la droite, e prendeva invece corpo, seppure in quel momento per fortuna dentro il movimento anticapitalistico, il movimento dei movimenti, il grande pluralismo, prendeva corpo un conflitto tra il basso e l'alto della società, non solo tra le classi, non solo tra chi è spogliato di potere e chi il potere ce l'ha, non solo tra le n possibili variazioni dei conflitti, ma un conflitto tra il basso della società e l'alto. Vogliamo chiamarla così malamente, il popolo contro l'elite. Stava prendendo corpo. Bene, io penso che noi avremmo potuto anticipare e spiazzare i movimenti populisti, o almeno avremmo potuto provarci, compiendo un atto che avrebbe raccolto, come dire, questa intuizione che stavano cambiando i tempi. E che cioè da quel momento in avanti i movimenti avrebbero preso la loro strada con un protagonismo senza precedenti nel Novecento e in una dialettica con i partiti che sarebbe cambiata da lì in avanti, radicalmente cambiata, con un primato dei movimenti sempre crescente. E io penso che la Rifondazione Comunista e io che la guidavo avrebbe dovuto trovare il coraggio di discutere il suo scioglimento nel movimento, il suo scioglimento per provare a dentro il movimento a lavorare una diversa concezione della soggettività politica, non più diciamo nel canone dei partiti, ma nel canone di una nuova soggettività che si esprimesse dentro e insieme ai movimenti. E questa, diciamo così, è il mio pensiero critico su allora, su un'esperienza che mi è sembrata straordinaria. Lo dico però non per compensarmi, che non ha niente a che vedere con invece il disastro della sinistra riformista, vero disastro. Comincia lì il disastro che ne farà una mutazione genetica, cioè un cambiamento di campo. Quella sinistra riformista che rifiuta la lezione del movimento, che si separa dal movimento, che è persino incapace di denunciare fino in fondo la sua repressione prendendo una parte sola, appunto quella del movimento, e lo fa per un errore politico fondamentale, cioè il giudizio sulla globalizzazione capitalistica, pensando che le forze riformiste sarebbero state quelle più idonee a governare quella globalizzazione. Bene, quell'errore, quel disastro porterà le sinistre riformisti istituzionali a cambiare la loro natura e a diventare semplicemente delle forze governiste. Da dove ricomincia la storia? Secondo me ricomincia dalla rivolta. Many thanks. Fausto. Grazie molte. Many thanks, Fausto. It was a really impressive speech and I'm really happy to hear you today. And I think some topics are really interesting from your point of view. At first, we have to learn from the past and we have to analyze ourselves and we have to be honest with ourselves. That means also to formulate the critique, also as a self-critique. That is really important. I think also important is, and that was a part of your speech, to see the change of the wind. To see the changing processes in the society, that is also necessary to understand. And I think the first one is also important,
to be able to be innovative. And one of the most important innovation from my point of view was the World Social Forum process. And this process I think this process was only possible because the parties behind understand after the fall down of the Berlin Wall, after the implosion of the state socialism, that we need another kind of party and another relationship between the civil society and the parties. And I think this learning process from the Latin America experiences was one most important point. And so I would give you, many thanks for your speech, and I would give you for this point, because the Spanish comrades have one of the most best relations to our Latin American comrades. I want to give the speech for Marga Ferré, and for you, many thanks for your coming today. And I know you have to go 7 o'clock, but we will see us against. Grazie. Grazie tantissimo. Ora tocca a voi. Tanti auguri. Buon lavoro. E buona fortuna. Maga, I spoke about the World Social Forum process and the parties behind. Can you give me your experiences? Thank you, Connie, and thank you, all of you. I would like to start. I'm Marga Ferré. I'm co-chair of Transform Europe. I'm an Spaniard. So listen to Yanis and Fausto. I would like to show you the historical link on some of the activists that come back from the anti-globalization movement and have some impact in politics. No? So some years ago, Pablo Iglesias gave me his PhD, which is, this one is Disobedience from Chiapas to Madrid. And the chapter 7 is in Genoa. It's called Assassins, by the way. So Pablo Iglesias was one of the activists, mostly in Prague, not in Genoa at the most. No? But after that, the lesson learned from this group of people who participated very young in Genoa, in Prague, in the anti-mobilization movement, in the Spanish case, Connie, were essential to understand the Indignados movement. Essential. And from the Indignados movement, that is linked what Yanis said about what happened in the squares during this time, in the from the last economic crisis. In the case of Spain, Podemos arose with supposedly different way of understanding politics, and later he became the vice president of the country. So there is some connection sometimes that is not exactly the very same way, but nevertheless. Yanis is right. I think we need to understand all these processes in a historical way, not very deep. This is not the moment to do so, but it's clear that Connie, Yanis, Fausto, all of them talk that the World Social Forums were a reaction to the end of history. Clearly, the antithesis of the end of history is another world is possible. It's so powerful, the sentence, because gave hope in a moment where capitalism trying to impose the unique vision of the world and of the future, which was most important. The most important defeat of the Berlin Wall fall was not, it was the horizon of hope that for those militants, that meant. In the case of Latin America, it's different from Europe, but I would like to all of you know it because all of you were like with me in Porto Alegre and in different World Social Forums, but there were two differences that I think could be some lesson learned from the future today. You know? In the case of the World Social Forums in Porto Alegre, who started in 2001, you know this, no? We're very linked to two processes. I mean, it's not casual that Lula won the elections in 2003. I mean, there were a movement behind that linked the necessity of changing the country. And but this process, Connie, was launched, has a strong intellectual support. In the case of Latin America, we are talking about François Autar, Samir Amin, Boaventura Sousa, Mick Toussaint, I mean, who created the academic, academic net that facilitated the debate inside the World Social Forum. It was not so spontaneous. I mean, that is something that is important to remember, because even though we love now diversity and we need to listen to each other, it's important also to have this common ground of different intellectuals that were really very important in the Latin American case.
and also linked with something that we didn't have and we don't have in Europe, and I don't know if it is good, which is a strong political leaderships. I mean, remember in Porto Alegre, we hear Lula for the first time with 1 million people attending the meeting. When we too were to Caracas, to our social forum, Chavez was there. And I listened in 6 hours of a strong meeting, like some of you. This combination between an intellectual background and intellectual field and also a strong leadership was a characteristic of the World Social Forums too. Very political in Latin America, less political in Europe. That is my perspective. Nobody can understand what we said in Spanish, the década ganada, the one decade, without the World Social Forums. There is a clear link between all of this, clearly. In the case of Europe, I think it's different, and I think Yanis has a different approach, but nevertheless, as I demonstrated with Pablo Iglesias' case, there is some kind of link between not the European Social Forum, the anti-globalization movement, political training, if I can say it like this, and the rest of the diversity of political developments later for young people. But that was a lot of time ago, a lot of time ago. In the meantime, also the Indignados movement, and also not only in Spain, in Italy, in Greece, it's also another milestone connected to the necessity of the people going to the street, starting again in assemblies, as Rafaela said to me, that you are going to have an assembly, logically, because it's the organizational base of this kind of movement, and it's an open assembly, something we never have to forget and used to do sometimes. So let me see, the lesson learned in my case, I think that in Europe there were, at this moment, the European Social Forum, I think, is something very particular. We need to understand what we fail as European Social Forum, and nevertheless, we must understand how important was the Florence European Social Forums at the call for the peace, as Rafaela said before. So peace and anti-globalization were the key words at those times in the European activism. But I would like to make the link with today. There's a word I love, an Italian one, it's cesura in Italian, no, it's cesura in English, no? It's the break inside a poem, no? In the same poem, when you have a break, not only in the structure, but in the contents, that is a cesura, no? Bellissima. In the history of the left, there is some cesuras too. One clearly was the Berlin Wall fell down. Another one were the European Social Forums. In terms of left, no? How can we organize ourselves? I think Syriza was one of them as a reaction of the left to the economic crisis and the Indignados movements too. I'm questioning myself if we are in the age of another cesura, another break. No? Because it's related with what Fausto Bertinotti said. We are seeing how digital capitalism, green capitalism, are imposing very fast, very authoritarian, very violent, different class relationships with fragmented even more the working class under the shoulders of the most vulnerable people of the working class, that is young precarious people, women, and migrant workers. So when we see that in the last years, the most important movement around the world is the feminist movement. From Argentina to Poland, women on the street demanding rights, for me, it's not casual. It's not a casualty. It's linked also in how women react to different ways of domination on behalf of patriarchy and capitalism. When we see the Black Lives Matter, one of the biggest movements in the USA from in the last 50 years, 50 cities were on fire directly last summer. It's not casualty. It's also a reaction of the poorest of the poorest to the way of capitalism trying to impose a different way of exploitation. And of course, of migrant workers. But not only that, I'm talking about class struggle, but in a very diverse way of understanding it. And I'm sure that if the left political parties we don't see it, it's going to happen anyway. I mean, the people under attack are going to organize themselves in a way or in another. It will be through movements, or through a bad understanding of uneasy solutions that sometimes the far right gave
gave to the people, because this combined with less education for our people and a streaming of the whole the media, the cultural meaning, giving the wrong messages. But I think there is a lot of hope, but it's not in the classical way. So it's only the feminist movement, is of course the anti-racist movement, the anti-fascist movement. Maybe this time it's not anti-globalization, but anti-fascist movement in Europe, that I really think that it's relatively easy to help to organize, both intellectually and also pushing young people to fight for their rights. So let me finish, Connie, with two main issues that is going to happen this year that maybe could be connected, Rafaela, also with Genoa 20 years and also the movements. One is the COP26 Altar Summit in Glasgow in November, where there is hundreds of young people and particularly environmentalists from the left, from not so left, but in any way, are gathering together in order to challenge capitalism, because the word capitalism is appearing clearly. It's not the defense of the earth. It's climate justice. It's again capitalism position, because it's completely incompatible, capitalism and ecology. That is clear. And the other thing is that, let me share with you an idea that maybe in transfer we can work with all of you, Rafaela and the others who are listening together. Next year in Spain, there will be the NATO summit. In that summit, they want to reshape NATO power. They want the NATO to operate all around the world. It's really, really changing. It's accompanying the capitalism way of making it more authoritarian, also with the NATO as a military tool in order to guarantee the capitalism development. Of course, in space, we are going to organize an ultra summit and different campaigns against it, but maybe it's also a perfect moment also to start another huge conversation with all the people, activist movement, who thinks that we need to stop the militarization and we need to work for climate justice. So we have the opportunities, and I'm sure it's there. My only recommendation, and Connie knows it, and I'm very stunning defending this, is that it's not our role of members of 50 years old, it's the role of the young people. Give them the floor, listen to them, particularly women, and of course, migrant persons. It's their moment, not ours. So I think our role, and in transfer for us, is clear that our role is to help, to push, and to be here to for anything they need in order to make their voice be heard. Thank you. Thank you, Marga. Thank you very much. It was every time good to hear you. And it was interesting, and it was impressive also. I will come to Gabi Zimmer. Gabi, I spoke concerning the contribution to Fausto, that the World Social Forum was created 10 years after the implosion of a state socialism. And we must understand the new role of left-wing parties. And we know, as a PDS party in the past, also the Party for Democratic Socialism, it was founded in the end of the 1980s. And in the beginning of the 90s, and it was a very difficult process for us to understand the new role. My opinion was that the World Social Forum was helping to find a new understanding of what does it mean, left-wing parties, left-wing politics, political politics from the political power relations. So that was my impression. I wanted to ask you, you participated in the World Social Forum, also in the European Social Forums. You was one of the organizers of the parliamentary meetings in these forums. I know all this. And my question to you is, what we need is, what we see is that we have in different countries a lot of movements and a lot of political trying projects to develop left-wing politics. But what is with the transnational politics, especially with the Europeanization of politics? If you're looking for the whole history, the last 20 years, and you was the former leader of the GUE NGL for a lot of time, was it possible to
to build a kind of new Europeanization of left-wing politics with all this knowledge, or is it difficult until today? Maybe both. I give you the floor for the next minutes. Thank you very much, Connie, for all this question. And to answer on this, I would like to get a whole evening for all this question. I would like to focus on some of the points. But first of all, I would like to thank you for this invitation to take part, because I think it's very good to remember that now 20 years ago, since Genoa demonstration and the death of our friend, and I would like to say this was also the base for me to learn and to understand what is going on. You have to look back in 1989, the so-called socialist system in Europe failed. And what we learned in the first month and years after that was there is no alternative to this capitalist system. The socialist system doesn't function, and there is no alternative. You have, and especially we in Eastern Germany and also in all the other Eastern European countries, you have to imitate the Western liberalism. That is the end of the world. And then we had to learn how capitalism is functioning. We didn't know it. We didn't know what is the possibility to go on street to demonstrate, in which way. There were some experience in the end of the 80s. And in 89 and 90s, yes. But to learn that it's possible not only to protest as an individualist, but also as a movement, that there are movements finding together and saying, we have together one goal. There is another world possible. There is another Europe possible. There's another European Union possible. This was a new great experience. That's why it was important for us to take part in all these developments, in all these meetings, events, World Social Forum, of European Social Forums and other. But coming back to that was Fausto was saying, I have to say, yes, he is right. We as left parties, we failed to understand the character and the new possibilities and changes of movements, of global movements, European movements. We didn't see the possibilities in that. There was a feeling inside a lot of parties on the base of our history 100 years before, that we have the verity. We know how the world is going on and is functioning. We know it all. We can give you, members and activists of movements, we can give you answers. And that's why if we take part in these forums, of course, you have to hear what we have to explain you. This was the main character of the understanding of a lot of parties, and there were only a few exclusions. This was Rifondazione, Sinnaspismos, and also some parts of other political parties, some activists, some people, but not majority. It was not the whole understanding of the structure, of the character of political left parties. And this was a problem we had to understand. And I would like to say this is one of the reasons why we were not able to give an answer after the failing of the so-called European socialism. We were not able to give another answer, that we couldn't give any content from our side, from political left parties,
to that, what does it mean to have another Europe? What is the substance for it? You couldn't say it because we thought also in old manners, in old political behaviors. We were sending our political functionaries to the meetings and events. And a lot of them were saying, okay, I am here now. I'm a very important person. And now I need to get the space for my interventions. But this was not the way to win respect and to get more understanding. And in my understanding, my experience, it was one of the steps why there was such deep split between movements and some political parties. And if I'm looking back to my own party, coming from the SED Socialist Party of Unity, I forgot it, the whole name of this party. It's better so. But when also the way from the Party of Democratic Socialism to Die Linke, we reclaimed the title that we are working together with movements. But in reality, in my party, a lot of on different levels of the party, were an understanding there are no real movements. We are the movements. The political parties are movements. And that's why a lot of them tried to dominate also the space of discussions. And what we didn't understand, especially in the beginning of the new century and also in 2010 or so, was that it's necessary by the political parties to establish, to learn for a new political culture of communication. We didn't do so. We didn't discuss for a common political strategy together with the movements. And yes, that's why I think political parties are also responsible for the weakness of social movements. Because we forgot also that the base for this communication, cooperation is solidarity. Solidarity with the weak groups and people who are not able to participate in discussion processes because they have no money. We were not able to keep these movements or these initiatives of homeless people or of people, jobless people or precarious peoples, or stronger to support the people of marches, of migrants and others. It was not enough what political parties, left parties did in Europe. And I think this is one of the reasons for our weakness today as European left parties. We didn't see what is the special situation for the people in Eastern Europe countries. Nevertheless, that we had a good connection to some of them. We didn't see it. We focused on being member of the new capitalist system, to be in opposition or not in opposition, but to be integrated political part of the capitalist democratic system. This was the main way we tried to develop our parties, and this is a problem. Coming back to the political group in the European Parliament, when I joined the European Parliament, there was a strong Italian group inside. We had good and very active people
from Italian. Fausto was not, he was leaving the group and I was joining the group, but there was a very good relation to him, and he was sometimes in the group, and we had a very, very strong group from Italians. But going to the next years, we could see that the strong groups were weaker. Looking to the Italians, looking to the Portuguese, later to the Greeks, and also to the Germans later. Look to the great groups in the beginning of the centuries, they also lost support in their own societies. And I think one of the reasons is the inability to fight, to discuss, to develop common discussion processes for strategy, to give substance for the discussion on what kind of Europe we need, with whom we would like to fight for another Europe, who are our partners, in which way we can support them, how we can support or develop solidarity between all of us, and what is our part also to support people in Latin America or in other parts, in other regions in the world. Coming back to the group once more, without taking part and learning in the social forums in Porto Alegre, in Belém, in Tunis, in Social European Forum, in Athens, in Istanbul, Paris also, I wouldn't be able to lead the group with the very, very different political groups, political parties inside. See, it was possible by learning of the social forums, in which way the discussion process was going on, and to understand in which way we have to bring together, to build bridges between different political parties and actors. This is one of the main experience I take part, or I take myself for my whole life. And I know if there is someone who would like to dominate others, the process, any processes will fail. Now we have a discussion process about the future of the World Social Forum. And I know some people are saying the World Social Forum is dead, long life World Social Forum. I hope it will have a future, but looking back to the European Social Forum, I think we have to learn more about why we failed, what was going wrong. And about this, we should be very clear. One of the possible ways could be the forum, the European Forum, the European Left Party, but then we have to learn also that always in the process of preparation of such a forum, in the planning process, in the preparation process, we have to include the different movements, initiatives or so. It's not possible to make an own agenda and then in the last moment invite movements or initiatives and then to say yes, they are here, but they are not here, only some of them. We have to, and this is the main thing I would like to say, we have to start this kind of discussion process. We are in the very beginning, because we are not able to give a very substantial answer on the way how European Union, how Europe should be in the future, and how we would like to get back that people will
go with us and to get back the ability to mobilize people for a common fight and to be on the same level as the movements and so on. How to get it back in a way for a future European social forum, I think we should organize a very honest discussion on our failures. Otherwise, we will not be able to go forward. Thank you. Many thanks, Gabi, for your words, for your analysis, and I take down some words. One of them was the question, of course, we have to be honest and to analyze ourselves. But you give us also some words on the way, the question of solidarity and the missing of solidarity in the past. Also concerning, we spoke about not only is the German left, also in Transform, we spoke about what could be, had be, the solidarity with Syriza in 2015, for example. Such kind of solidarity or missing of solidarity was one of the moment, also a bad moment for the European left in the whole. But my question is, Rafaela, maybe you can give us some comments to, when we speak about European solidarity, and we speak about the fragmentation, and it's not so easy to overcome the fragmentation, but what kind of project, solidarity project, can the left develop for the next time to find ways out from the fragmentations? To find out keystones to develop the agenda for another Europe. What do you think? And that is not only the question at first to Rafaela, but if Natasha or Judith or Katharina or Guido or Yannis or Roberto wanted to answer also, you can take your hand, put your hand in the air, and then I will give you the floor. Rafaela, but at first would be interesting for me. Maybe we have some ideas, I think, but in which way we should organize it that we can develop a kind of or new quality of European solidarity? Sì. Innanzitutto un piccolo commento. Mi pare evidente da questa discussione che la lettura sul bilancio del movimento altermondialista dipende molto dal paese dove siamo, no? Perché in Grecia ha aperto una importantissima nuova fase della sinistra, in Spagna, anche se in una maniera diversa anche. In Italia è evidente che è più facile leggere questa storia con la chiave della crisi, vista la crisi della sinistra italiana in questi anni. Eravamo il movimento e la sinistra a cui tutti guardavano al tempo di Genova e per noi, per ora almeno, non è finita bene. Io credo che i movimenti, benché frammentati, abbiano fatto quello che potevano e che possono fare per essere all'altezza della crisi e del cambio di fase. Molti sono stati citati. Penso al gigantesco lavoro con i migranti che 20 anni fa era molto molto meno cruciale e importante e al centro del dibattito politico di oggi, alle nuove forme di solidarietà sociale dal basso, quello che noi chiamiamo mutualismo, che per esempio hanno svolto un ruolo enorme nella pandemia, ai movimenti di giovani contro il cambio climatico. Quella è una generazione nuova che è scesa in campo, come gran parte del nuovo movimento delle donne, e per esempio tutti i movimenti che difendono comunità e territori, no? Io credo che a noi una delle cose che forse, diciamo, su cui dovremmo concentrarsi di più è cercare di indagare collettivamente le nuove forme di organizzazione sociale e di usarle per costruire una nuova narrazione all'altezza dei tempi. E questo, sono d'accordo, è stato detto,
e sono d'accordo che serve una nuova narrazione, serve la capacità di sviluppare un pensiero all'altezza di questa fase, e la frammentazione sociale e politica è una delle cose che ce lo impedisce. Penso ad esempio le nuove forme che sono complicate e difficilissime e del tutto diverse dalle esperienze novecentesche di auto-organizzazione dei lavoratori precari. Credo che per prima cosa avrebbero bisogno di tutta la solidarietà della sinistra e per esempio dei sindacati, che perlomeno in molti paesi sono molto in ritardo su questo, e questo è un gran problema. Penso a una società come quella europea, dove ci sono milioni di persone anziane e sole, pensionati, donne costrette al lavoro di cura obbligato, e che troppo poco vengono considerate quando ragioniamo di quale può essere un nuovo blocco sociale per il cambiamento. Rischiamo di rimanere dentro schemi anche qua novecenteschi. Io penso che, diciamo, capire come le trasformazioni di questi decenni del dominio capitalista nella crisi abbia prodotto soggetti di un nuovo blocco sociale, molti di questi sono invisibili, e quindi la prima cosa che dovremmo fare, come la prima risposta alla domanda come costruire solidarietà, è costruire quella solidarietà, il che significa andarli a vedere, e andarli a vedere quando si mobilitano e anche quando non hanno nemmeno la forza di tirare sulla testa e denunciare l'oppressione e la diseguaglianza che patiscono. Questa secondo me è una fondamentale, diciamo, questione di solidarietà da un lato e di possibilità di costruire l'idea e la strategia per mettere insieme un nuovo blocco sociale. Un'altra cosa riguarda tutta Europa e riguarda anche qui strategia e solidarietà, perché le due cose vanno insieme. Io credo che la crisi economica, già dalla prima, nel decennio scorso, ci ha tremendamente rinchiuso nei nostri confini, ci ha fatto ripiegare su noi stessi, come se le relazioni con il mondo fossero un lusso per i tempi buoni. Io ricordo che nel 2013 e 2015, il che significa che per me, diciamo, il movimento altermondialista è una delle evidenze del fatto che il movimento altermondialista ha avuto un percorso molto, molto, molto oltre Genova e molto oltre il 2003. Sto parlando del 2013 e 2015. I forum sociali mondiali si sono svolti a Tunisi, e non per caso, perché quel movimento aveva avuto un grande ruolo nell'ispirare le rivolte e le rivoluzioni, e anche perché venivamo dal decennio dello scontro di civiltà. Il movimento dei forum sociali mondiali andò a Tunisi, andò nel Maghreb. Eppure, per esempio, quanto le abbiamo lasciate sole quelle rivolte e quelle rivoluzioni? Quanta solidarietà abbiamo dato e quanto invece siamo stati in qualche maniera in finestra a guardare, a vedere se ce la facevano o se invece sarebbero state schiacciate dalla reazione, come è successo per molti di quei paesi, primo fra tutti la Siria. Dal forum sociale di Belém, come europei, mi pare che abbiamo portato a casa il tema della difesa dell'Amazzonia e dell'ambientalismo, ma non per esempio la critica indigena allo statalismo della sinistra, che a Belém fu uno degli argomenti più importanti. Noi in questi ultimi anni, io credo che abbiamo lasciato molto alla destra il concetto di comunità. Loro ovviamente lo hanno declinato nella versione reazionaria, ma il concetto della comunità è un concetto assolutamente, può essere un concetto assolutamente invece progressista, di sinistra e alternativo, perché è importante dal punto di vista della ricostruzione dei legami sociali, che sono stati sconquassati dalla logica dell'individualismo e della competizione, e anche perché, diciamo, il riemergere della necessità di comunità è stato anche una delle reazioni per resistere alla pialla omologante della globalizzazione dal punto di vista non solo economico ma anche culturale e sociale. Noi continuiamo a essere molto, e anche questo è stato accennato, antropocentrici,
la natura è un'aggiunta, ma non siamo ancora in grado neanche di sviluppare un linguaggio che metta sullo stesso piano esseri umani, natura e il pianeta. Continuiamo a essere molto eurocentrici, le cose se non succedono da noi più o meno non succedono, e continuiamo anche purtroppo a essere molto occidentalocentrici. Quanto siamo stati in termini di solidarietà, e non parlo diciamo della vicenda greca su cui avrei da dire tantissime cose, ma quanto stiamo dando solidarietà e mettendo al centro dell'idea, diciamo, di un blocco di forze per un'Europa diversa, la rivolta in Polonia o la resistenza complicatissima in Ungheria, dove pure però dentro quel regime è nata, è cresciuta, si è sviluppata una società civile democratica che non si arrende, che continua a lottare ogni giorno ed è diciamo molto 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 sola. In altre epoche saremmo tutti lì tutti i giorni, ne parleremmo ogni momento. Eppure, diciamo, questo non lo riusciamo a fare. Io credo che questo sia una delle cose che ci impedisce, e finisco, di costruire una narrazione nuova, perché secondo me ha tantissimo ragione Iannis. Cioè, noi l'unica maniera per farcela è trasformare in speranza la paura e la frustrazione. La paura nutre la chiusura, la paura nutre il razzismo, la paura è il sentimento su cui si è fatta forte la destra. E noi dobbiamo riuscire ad essere all'altezza della forza di quel sentimento, diciamo costruendo un sentimento altrettanto forte, che può essere la speranza, noi diciamo la cura per gli esseri umani, noi, per gli altri, per il pianeta, la speranza, perché altrimenti non basta semplicemente denunciare le disuguaglianze. La denuncia delle disuguaglianze non produce quella passione per il cambiamento che, per esempio, ai tempi di Genova costruì una nuova generazione. Io penso che, per esempio, le lezioni che la pandemia ha dato all'umanità e anche alla nostra gente, ne cito solo alcune: il fatto che la nostra sicurezza, la mia sicurezza, dipende da quella degli altri, alla faccia dell'individualismo e della competizione, la necessità di rilocalizzare la produzione di cose essenziali, altro che globalizzazione, bisogna rilocalizzare. Quali sono le cose essenziali e le cose che non sono essenziali nella vita, quali sono i lavori essenziali e quali non sono i lavori essenziali nel mondo, il valore sociale della riproduzione invece che della produzione di merci. Su queste cose io credo che ci sia stato, soprattutto all'inizio della pandemia, una grandissima quantità di persone nel nostro continente, oltre che nel pianeta, che veramente si è posta interrogativi profondissimi di senso, non solo diciamo riferiti ai diritti economici e sociali, ma riferiti al fatto cosa ci stiamo a fare al mondo, perché siamo al mondo, a che serve la vita. Ora, il sistema queste lezioni sta cercando di chiuderle dietro una porta e di farle dimenticare e di tornare al prima. Ma se noi riuscissimo invece, diciamo, con un linguaggio nuovo a provare a tenerle aperte e a interrogare e a cercare di produrre risposte, o perlomeno diciamo una capacità di evidenziare queste domande, io penso che questo potrebbe essere una cosa utile. Cioè non solo la denuncia, ma la costruzione di una narrazione positiva che sia capace di intercettare la crisi di senso profonda che questa generazione, che è quella che per la prima volta nell'umanità non sta distruggendo il futuro di chi verrà dopo, è la prima volta nell'umanità. Io credo che sono gli interrogativi che si pongono tutti, i giovani, gli anziani, le mamme, le famiglie, e sono questioni che, se riuscissimo a dirle in maniera semplice e forte, forse ci permetterebbero di tornare al centro della scena. Many, many thanks, Raffaele. Many thanks. Yes, my last question for today. Also, Raffaella spoke about we need a new narrative, but not every narrative is helpful. And another world, another Europe is possible, maybe is not a good narrative. My question to you is, what narrative could be useful for the real mobilization
That is my first part. And the second is, for me was interesting to hear from you, Yannis, that about the translation or changing of the revolutionary movement or moment in the past. Also to understand the success from Syriza and later the success of the austerity movements and in consequences to build new parties as Podemos and United Podemos. So that means the revolutionary term is changing or is moving, maybe moving is a better word for that. That could be a hope when we see new experiences also, for example, in Croatia, in Slovenia, in the Balkan state. My question to you is, could you see some hope, some keystones for a new creative social bloc in Europe? Yannis, I would ask at first you for a short answer, then Marga, and maybe an hopeful words also from Gabi. Could you see some positive things also? So, Yannis, please. So, it all depends on the political readiness of new or older political subjects, or the political readiness of people to create the necessary political subjects. The example of Greece is very characteristic. During the period of the very strong anti-austerity movement, there were many parties that were anti-austerity, and many of them came from the left. But the experience of Syriza, and that's why I referred to the social forum process in my intervention, and the influence of this experience to its identity pushed and helped Syriza to become the decisive force in the left and in the democratic progressive political spectrum. All the other anti-austerity parties, some emerged and then disappeared, and some other more traditional, like for example, the Greek Communist Party, never managed to increase their influence in wider social strata and in the elections because of their political unwillingness to embrace the new forms of organization, the new forms of collective expression. Marga, I think, said that previously, and I fully agree that people will find the way to express their feelings and to organize. And we had parties that were not ready to embrace these new forms. I remember that when the first call was made through social media, back then it was mostly Facebook, for the Greek version of the Occupy movement, of the Squares movement, for Syntagma Square in Athens, some of us went there at 6 p.m. where the appointment was given through the social media, and we started seeing thousands of people arriving at the same time on the square. And this was the first element that made you understand that this is a new thing, because when the left sets an appointment, it appears 2 hours later. So immediately we started calling our people to come to the square in order to understand what was happening, first of all. We didn't tell them, bring your flags or bring your leaflets. We were telling them, come down to Syntagma to start understanding what this new thing that is forming at that moment will have to say. I'm insisting on these details because they are not details. The innovation, let's say, of Tsipras was not only that, the fact that he was the youngest political leader in the contemporary history of Greek political system. It was that while he was a leader of a left party, he dared, when the opinion polls showed us in 6-7%, while understanding the collapse, the moral collapse, and then the political collapse, and then the electoral collapse of social democracy in Greece, he dared in the end of 2011, beginning of 2012, to say,
We're here to resist, but we are also here to undertake responsibility. Representing a party of the radical left back then with 6-7% in the polls. Because he understood, and collectively we understood, that there was a huge window of opportunity opening to release social forces that were traditionally voting for the two big parties, not only the Socialist Party, even the right wing, because of this unprecedented crisis which led them to see their lives collapse. So the political readiness is the key. If you're flexible enough, if you are linked enough to the aspirations of the social majority you wish to represent, yes, you will have the window of opportunity you need in order to build something that will not be marginalized, that will not be marginal, to break this marginalization that the left is still facing in many countries. What will happen next is another story. When I spoke about our influences and our study of the Latin American experiments of political parties / fronts that exercised power, I also mentioned their contradictions and their defeats, as we had in Greece in 2015. The need is to understand that this is a very long struggle, which will not be determined in a moment. About Europe, and I'm finishing one sentence. You know, in our parliamentary group, I'm head of European affairs, and I'm a member of the delegation of the Greek parliament to the Conference for the Future of Europe that started these procedures recently with a very, you know, fascinating way. I'm very pessimistic about the current state of affairs. I think we are in a phase of decay. And the last drop that in an already full glass was the management of the pandemic and the vaccination program by the EU leadership. I think this is humiliating. And there are other stronger signs, of course, before the COVID pandemic. The foreign policy of the EU is a joke. We're discussing about Erdogan, and the EU is waiting for the US administration to show what the attitude is going to be. While the problem is on the European border. I'm talking to you right now from Lesbos, from my constituency in my hometown. Mm-hmm. Or the tackling of the economic crisis after 2009-2010 and the humiliation of the countries of the periphery. Mm-hmm. So I believe we European Union has entered a long phase of decay since the beginning of the economic crisis. And what is the perspective? The perspective is that we need to be as open as possible as leftists in order to work together with other democratic forces that wish to change things. And I'm insisting on this because our position in the balance of power in the relation of forces right now in the European Union, see the composition of the European Parliament, is very weak. We have the smallest group in the European Parliament. Mm-hmm. So in our attempt to regroup our forces and reestablish a more important role for the left, we need to have openness. Openness means that we need to make some steps back in order to reach, as we learned in the social forum process, a wider consensus in the direction of progressive change, mm-hmm. with its contradictions. I'm currently, you know, I told you, I'm currently pessimistic about the course of the EU. You cannot be deterministic on what's going to happen in the future. We have the capacity, we have the experience of big defeats, but also successes, important successes. And we also have the capacity to mobilize people as long as we hear them. Yanis, mm-hmm. many thanks.
I see Natasha raise her hand, and I will give her the floor for a short sentence. Is it possible? And yeah, then we are more or less at the end of this webinar. And so, but I don't like to make a conclusion. That's a promise. Thank you very much. I'm feeling like being in a reunion with old friends tonight. And this is because it's a long time that we cannot see, I cannot see you by presential way, let's say. I would like to add something on what Yannis mentioned before and linked with something that Gabi said. Gabi said that the left parties were not ready to accept the role of the movement and their role inside the movement. And this is true. The left parties traditionally were the leaders of the movement. The Communist Party were the leaders of the movement 30 years before, or where the parties decided about the new movement. This wasn't the case from Genoa and now on. And from my experience, we did a lot of job inside Synaspismos at this moment to convince the camera that we couldn't lead the movement. We had to participate, hear what they are saying, and try to find the common way to act. And this was not very easy. And even when we had the squares, the movement of the squares, a lot of our comrades were afraid of this movement because it was something outside of the party. And we had to discuss again with them and to try to convince them that we have to participate and to discuss with these people, otherwise we risk to turn them to the right, because Golden Dawn was present in the squares too. That's why I'm saying that Gabi is right. It's very difficult for a left party with a big tradition to accept that maybe he's not the leader anymore. He's part of the movement, but not the leader. And second point that I would like to say, it's very easy for all of us and for our parties and for our members to criticize, but it's very difficult to try to understand the differences among the different countries, the different parties, and to try to support, to express the solidarity and not to criticize every time. To finish, last week we received a delegation from GUE, the left. Some comrades, they were invited from one of our deputies to do a round and to visit the migrant, let's say, to see from to understand what is happening, how is the situation. And was one of the deputies from Germany who told us it took us a long of time to understand why Syriza was better than this government concerning the migrant situation. Instead of criticize at that moment, we had to support you before you were alone. But if we take 20 years or 10 years or 5 years to understand what is happening, that is very bad, because we cannot, let's say, express
the solidarity at the moment that we need to express that. And to finish, it's important to discuss about Chile, about Bolivia, about what is happening in Poland. The main problem for me is how we can put again, restart again, to discuss all together and to create, to restart a European movement, to restart to act all together to find the common issues. Because we face a lot of problems in our countries and we risk to be close to our own problems. And this is not, from my point of view, the right solution. Many thanks, Natasha. Many thanks. The time more or less is over, but I want to give you maybe the one sentence for Maga and one sentence for Gabi before we close the session. Do you want to have the floor for one sentence? Maga, please. One sentence from Marta Harnecker, all the way from Chile. No, I mean, the way of unifying people or changing narratives is only one. Struggling, struggling, and struggling. And from the struggles, the answer will come. Oh, many thanks. It's a great sentence. So, Gabi, do you want to give us also a short, impressive sentence? Yes, only one issue. I think it's necessary to take up new challenges. World has changing, and we have to learn that we can't give old answers on all these challenges, looking to the developments, the global developments between USA, China, Russia, and EU. We have to look on climate change and to look how we can support Fridays for Future and others, and to give broader answers. And for this, I think we need a new global European EU and also regional forum and forum process, discussion process. Many thanks. We will discuss it later and in the next seminar. Many thanks for all speakers and many thanks, Natasha. And of course, many thanks interpreters for their work. Many thanks. The last moment, and then I give back to Roberto. Judith Delham wrote in the chat, the people from Facebook can't see it, and so I will read it. Worth reading, Yannis Amp, Alm Panis, Matthias Benig, Raffaella Bollini, Judith Delheim, Haris Golemis, and Christoph Ventura, Assessing the Anti-Globalization Movement and the Social Forum Process, a Roundtable in Transform Yearbook from 2019. And in the next moment, we want to give you the expression about our next yearbook, the yearbook from 2020. Please stay with us 2 minutes later. Many thanks, and I wish you all the best, a good summertime, and stay healthy, please. Ciao. Roberto is sent, give you us the movie. Is not to hear. So, many thanks. Bye bye. Bye. Bye, thanks. Grazie, grazie a voi. Vi ricordo anche che tra 2 giorni, venerdì 16, il Partito della Sinistra Europea organizza un altro incontro anche su questo, su Genova, e vi invito a seguirlo
insieme a Paolo Ferrero che farà da moderatore, avremo altri ospiti, parte per parlare ancora di Genova, parte per parlare delle prospettive con Vittoria Agnoletto, Catarina Anastasiou, Judy Devine, Marisa Mattias e Riccardo Petrella. Quindi vi aspettiamo ancora su ancora online per questa volta e poi ci incontreremo di nuovo a Genova. Grazie, grazie. Adios. Bye. Ciao.